Siamo alla Triennale di Milano per la presentazione del contest Innova con noi, lanciato e organizzato interamente sul web da Telecom Italia. Un concorso sul tema della vita digitale dedicato ai ragazzi under 28 che da tutta Italia e da diverse facoltà universitarie hanno messo insieme la loro creatività e la loro voglia di fare per provare a pensare insieme un futuro sempre più digitale. Oggi abbiamo premiato i finalisti del contest Innova con noi, un contest dedicato al tema del futuro della vita digitale, perché la vita digitale caratterizza e soprattutto caratterizzerà sempre di più nel futuro la vita quotidiana, la nostra vita di tutti i giorni. Per noi è stata una giornata davvero speciale perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere tanti giovani provenienti da tutta Italia e davvero innovatori e di farli conoscere ai nostri giovani colleghi con cui hanno scambiato le esperienze e le novità del mondo Telecom Italia. Innova con noi arricchisce le iniziative di Telecom Italia nel campo dell'innovazione. Noi siamo immersi nell'innovazione continua e la pratichiamo costantemente con i progetti Working Capital e con i laboratori aperti con diverse prestigiose università italiane. Innova con noi arricchisce dunque questo bouquet e mette insieme l'idea innovativa, l'idea creativa da parte dei giovani con la valutazione di praticabilità da parte dell'impresa e quindi sperabilmente le iniziative oggi premiate diventeranno progetti. Al primo posto il progetto Comunita, presentato da una studentessa giunta per l'occasione dalla Norvegia. La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che si è già partiti già con un'idea interattiva già dalla presentazione, la possibilità di avere questa dashboard e anche l'innovazione di presentare la nostra idea in un solo tweet. Elisabetta e Giada, seconda classificata, hanno vinto con un'app dedicata alla gestione del paziente al posto letto. Secondo me il fatto di poter presentare un'idea nostra e poter essere valutati è stata la cosa più bella che si potesse desiderare. Questa è stata una bella opportunità per poterlo presentare. Dello stesso avviso Guido, che insieme ad Andrea ha presentato il terzo progetto vincente su Shut. Ma oltre ai premi in palio, smartphone, tablet e router wifi, tutti i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare i recruiter di Telecom Italia per presentare la propria candidatura. Il colloquio è messo al termine del contest, è una bella iniziativa perché appunto si coniuga l'idea astratta al fare concreto, secondo me. Per fare innovazione servono idee. Innova con noi è stato un primo grande passo per fare rete, condividere esperienze e conoscersi. Ragazzi, manager e persone di Telecom Italia.